Immerso nello splendido Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, adagiato sulla dorsale delle montagne, sorge Marsicovetere, territorio che lo scrittore Antonio Lotierzo definisce ala racchiusa d'un impetrito uccello. Il comune, che conta attualmente 5.344 abitanti, è in continua crescita demografica e in controtendenza con i dati regionali. Sono il dottor Sergio Claudio Cantiani, sindaco di Marsicovetere, eletto l'anno scorso, il 9 giugno dell'anno scorso, ma già con precedenti esperienze di assessorato in questo comune da 10 anni. Sono sindaco di un piccolo comune che ha una superficie di circa 37 km quadrati ed è il più piccolo comune della Valtagri, quindi circondato da comuni molto più importanti da un punto di vista di estensione territoriale, ma è anche il comune più importante per quanto riguarda appunto l'evoluzione che questo comune ha avuto in questi ultimi anni, soprattutto con le frazioni di Villa d'Agri e di Baricella che si sono estese notevolmente in questi ultimi anni. Si raggiunge facilmente con la 598 che collega la Salerno Reggio Calabria ed è situato ad un'altezza di circa 1037 metri sul livello del mare. È dominato alle sue spalle dal Monte Volturino, che rappresenta una delle montagne più alte della Basilicata, con i 1836 metri di altitudine sul livello del mare. Le origini del borgo sono molto antiche, basti pensare che sono stati ritrovati i resti di una civitas che lo storico romano Strabone indicò con il nome Vertina. Non lontano da Vertina, la famiglia romana dei Bruti, i Presentes, edificò un'imponente villa che fu residenza dell'imperatrice Bruzia Crispina, moglie di Commodo. Nel VII secolo Vertina fu distrutta e i profughi si spostarono sull'altura dove oggi sorge Marsicovetere. L'origine del nome Marsicovetere pare provenga dalla presenza di un'altra etnia, i Marsi, che discesi dalle terre d'Abruzzo contribuirono alla fondazione della città. Il millenario centro storico del borgo è uno dei luoghi più caratteristici dell'intera regione. Esso conserva la tipica struttura medievale con le sue strade in pietra e i suoi preziosi archi. Percorrendo i suggestivi vicoli di Marsicovetere, si giunge al castello medievale situato nella zona più alta dell'abitato. Il castello, anticamente di proprietà della famiglia Caracciolo di Napoli. Comprende anche un mulino a vento costruito successivamente. Attualmente il maniero è adibito ad abitazione privata.
Scendendo lungo la via principale del paese è possibile ammirare la chiesa madre di San Pietro e Paolo. La costruzione del sacro edificio è stata completata nel 1639 e riprende il tipico stile barocco napoletano. Al suo interno la chiesa è adornata da statue di pregevole fattura e conserva un corpo ligneo intarsiato di importante valore. Dall'esterno si apprezza il maestoso portale in bronzo donato dalle famiglie Marsico-Veteresi emigrate nella città americana di Filadelfia. Ciò testimonia il legame mai reciso con la propria terra d'origine. Lungo il centro storico è facile imbattersi nelle residenze private delle storiche famiglie del paese. Il Palazzo Briglia. Il Palazzo Piccininni. E il Palazzo della Famiglia Rossi. Una particolarità sotto traccia di questo centro storico è la presenza di una fitta rete di cunicoli che mettevano in comunicazione vari punti del paese e che venivano utilizzati dai briganti del 1800, tra cui si ricorda Masino, poiché garantivano loro un sicuro rifugio. Scendendo a valle da Marsico Vetere, si giunge alle rovine di due importanti monasteri. Il monastero di Santa Maria di Costantinopoli, oggi di proprietà del comune, e il monastero di Santa Maria dell'Aspro, riconducibile alla storia del frate francescano Clareno. Ai piedi del comune di Marsico Vetere è sita la località di Villa d'Agri, che rappresenta sicuramente il motore economico e commerciale del paese. Per quanto riguarda Villa d'Agri, che rappresenta in questo momento il punto più, diciamo, il centro più importante della Val d'Agri, ha avuto il suo sviluppo iniziato intorno agli anni 50, il suo nome era praticamente Pedali, che significava ai piedi del monte, ed era formato da poche case, la massima parte delle famiglie che si erano praticamente stabilite qui a Villa d'Agri erano gente che è venuta dalla Toscana, dalle Marche, e che era venuta in parte legata all'estrazione petrolifera che si era avuta negli anni 30 nella zona di Montesano Padula e che poi chiaramente alcuni di questi erano rimasti praticamente in questo territorio. Il vero sviluppo si è avuto con il consorzio di bonifica dove
Una volta che è localizzato il consorzio di bonifica qui a Villa d'Agri, è chiaro che ha dato il via praticamente alla crescita di questo paese, ma lo sviluppo vero e proprio si è avuto intorno agli anni 70 con la localizzazione dell'ospedale civile praticamente qui a Villa d'Agri. Quindi dagli anni 70 in poi praticamente questo paese è cresciuto in maniera incredibile, in maniera esponenziale, ed ha raggiunto appunto l'importanza che ha oggi di essere un centro di servizi di circa 8.000 abitanti, di cui sicuramente 4.500 residenti, però la massima parte sono domiciliati, perché molti dei cittadini di questo paese sono qui per motivi di lavoro e quindi hanno preferito mantenere la residenza nei loro paesi d'origine. E quindi dagli anni 70 in poi si è visto questa notevole crescita da un punto di vista proprio sia demografico, ma soprattutto anche da un punto di vista appunto di dell'edilizia privata, che ha avuto praticamente il suo sbocco in questo paese con grossi investimenti, e oggi rappresenta veramente un punto di riferimento per l'intera Val d'Agri e soprattutto un punto di riferimento per fermare questo continuo abbandono della Val d'Agri da parte dei nostri cittadini, perché con le sue 400 attività commerciali e artigianali rappresenta un momento importante per quanto riguarda l'economia della valle stessa e soprattutto il reddito per i cittadini. Il comune è sormontato dall'imponente Monte Volturino, che con i suoi 1836 metri di altitudine rappresenta una delle cime più alte della Basilicata, ma soprattutto costituisce una accattivante località sciistica. Ci troviamo alla partenza dell'impianto sciistico del Volturino, questa seggiovia è 1400 metri e porta direttamente sulla vetta del Monte Volturino, che si trova a 1836 metri. Dal Monte Volturino parte una pista di difficoltà rossa che si estende per circa 2600 metri e arriva fino qui all'arrivo con l'inizio della pista per principianti dello ski lift. Ci troviamo sul massiccio del Volturino, facente parte dell'Appennino Lucano meridionale, e su questa montagna dal 1984 si è sviluppato questo impianto sciistico. Impianto sciistico che ha incontrato nel corso degli anni, ha avuto molte vicissitudini, da qualche anno però sta funzionando abbastanza bene, e soprattutto è un impianto per il weekend, perché questo è un turismo soprattutto proveniente dalla Puglia e un po' dalla Campania, e certamente è una delle piste più importanti che c'è qui in Basilicata. Questa stazione sciistica apre prima di Natale, ogni anno prima di Natale. È una stazione in cui ogni weekend, essendo un turismo soprattutto locale, ogni weekend arrivano almeno un 500-600 persone, insomma. Presenta, come già detto, una pista di difficoltà rossa di circa 2600 metri, più un'altra pista per principianti che è collegata attraverso un impianto ski lift. Come strutture ricettive abbiamo qui alla partenza della seggiovia un piccolo bar con nolo sci, e poi un po' più sopra, nella cosiddetta piana Imperatore, è stato inaugurato proprio lo scorso 13 febbraio un albergo-ristorante a cui è stato dato il nome La Tana, con una ricezione di 25 persone quando sarà interamente completato, e il completamento sarà prossimo, i lavori inizieranno nei prossimi mesi. È un ristorante che può ospitare fino a 100 persone. Più sulla vetta del Volturino a 1836 metri abbiamo un piccolo rifugio, anche questo inaugurato l'anno scorso, per qualche snack, qualche bibita calda che lo sciatore o chi va
anche durante l'estate sulla vetta del Volturino si può fermare per prendere qualcosa di caldo. Questo impianto funziona anche nel periodo estivo, precisamente nel periodo di Ferragosto, essendoci qui infatti un turismo anche se sia pure un turismo di qualche giorno sotto Ferragosto, quindi parte intorno al 7-8 agosto fino al 15-16 agosto, quindi viene un buon numero di gente e se questa gente si reca sul Monte Volturino, l'impianto è a disposizione, dove possono ammirare soprattutto il grande panorama che c'è sul Volturino. Si pensi bene che nelle mattinate in cui non c'è grande foschia, si può vedere addirittura il Golfo di Taranto. Fonte di richiamo per i visitatori sono anche le altre attrezzature sportive presenti in zona, tra cui spiccano il palazzetto dello sport e il campo di tiro al piattello, specialità Fossa Olimpica, unica struttura nel suo genere presente sul territorio lucano. Per gli amanti del turismo enogastronomico è immancabile una sosta presso il ristorante La Luganica, in località Villa d'Agri, dove si possono gustare piatti della tradizione locale rinnovati ad arte dallo chef Carmine Masino, detto Mimmo. Sono Masino Carmine e ci troviamo a Villa d'Agri, una frazione di Marsicovetere, siamo al ristorante La Luganica. Abbiamo una tavola imbandita di prodotti che abbiamo rivalutato leggermente dall'antichità con qualcosina di aggiornamento ad oggi. Abbiamo la pasta della Trebbia che erano degli zitoni spezzati conditi con sugo di salsiccia, di maiale e di pollo. Venivano saltati in padella e non a caso venivano fatti questi piatti qua quando c'era il periodo della trebbiatura. Poi abbiamo il maialino in agrodolce che sarebbe pancetta di maiale saltata in padella con peperoni e schizzata con dell'aceto. Abbiamo i peperoni cruschi. Abbiamo del pezzente in tegame con fagioli borlotti di Sarconi. Ci abbiamo il canestrato di Moliterno, ci abbiamo il prosciutto di Marsicovetere, abbiamo della salsiccia soppressata anche di Marsicovetere e i latticini, ricotta di con misto di formaggio sia di pecora che di vitello, di latte sia di pecora che di vitello. Poi abbiamo dei fusilli mollicati, poi abbiamo dei prodotti che si usano generalmente nelle nostre zone, sarebbero i fusilli, le orecchiette, abbiamo i biscotti fatti in casa con dei forni a legna ancora, bagnato, assaporato e tutto quanto con del grottino di Roccanovo oppure aglianico martino. Marsicovetere è il luogo in cui prendono vita una serie di eventi di richiamo per i turisti. Il più importante è la Festa del Tartufo, giunta ormai alla sua 16ª edizione. Le nostre tradizioni culinarie qui a Marsicovetere, soprattutto la presenza del tartufo che poi viene praticamente promosso con la sagra del tartufo che ormai da anni si svolge nel centro storico di Marsicovetere, soprattutto anche il prosciutto di Marsicovetere, cui c'è la sagra del prosciutto sul Monte Volturino, che viene poi accompagnato da una serie appunto di salumi che sono tipici della nostra area, anche dei formaggi, del vino e della pasta a mano che, ripeto, rappresentano la nostra tradizione culinaria. Tra verdi montagne di faggi e pioppi, suggestivi panorami montani e bellezze artistiche colme di storicità, unite ad un progresso incessante, Marsicovetere è una località capace di incantare tutti i suoi visitatori, che saranno accolti dall'impareggiabile calore
e dalla genuinità della sua gente.